No, io volevo, Mary, volevo fare un grande applauso alle nostre due messaggine. Alle nostre due vallette. Vallette messaggine, Luisa e Giulia. Ok. Allora, il prossimo ospite lo vuoi presentare tu? Sì, lo presento io perché è molto simpatico, ieri sera mi ha dato molto, ma molto da fare, però è un bravissimo cantante. E vorrei presentarlo perché, come si suol dire, capelli lunghi, biondi, come tenevo io una volta. Signori e signori, ecco a voi, Michele Armenise. Una volta, piglia il microfono. Una volta li tenevo così. Sì. Sì. Ma quanto tempo fa? Lascia stare. Dai, non qualche settimana cosa. Fa. Ah, ecco, hai capito. Comunque, guarda, io vorrei proprio dire una cosa riguardo del film. Una cosa bella riguardo del film. Che sia bella, eh? Sì, per forza. So che state facendo già le selezioni, no? L'avete già fatto? Cominciamo. A Napoli o la dove? Il 3 maggio, sabato prossimo. Sabato prossimo. Sì. Quindi sarà una responsabilità molto grossa di chi sceglierà gli attori. Ovvero no? Sì. Ma chi ci stai tu a scegliere gli attori? Io sono uno dei tanti. Ah, hai già capito. Beh, non mi mettere in difficoltà. No, carità, no, è che... Ci siamo no, io, no. C'è Meri, c'è Biagio Carignaniello, ci sta Antonio Testa, ci sta... C'è Massimo Paciglio. Massimo Paciglio. No, Paciglio. Massimo Paciglio. Un grande artista, attore, abbiamo fatto parecchi lavori insieme, Mary lo conosce. Quindi c'è un bel cast Che poi alla fine deciderà sempre la produzione, poi certo. Chi sceglie. Io so per certo, la sceneggiatura non l'ho ancora letta, però so per certo che Mary ha scritto altre sceneggiature, altri testi di film che veramente sono stati bellissimi. Io penso che sia stato anche quello sulla violenza delle donne, qualche cosa di tuo lì, a no, parte Enzo Sorrentino. No, là è stato scritto da Enzo. Esatto. Io ho avuto l'idea di Non dimentico. Non dimentico, il quale io sono un attore, protagonista. Che parla cattivo. Sempre della violenza ubriaco. Sulle donne, sui bambini. Ma scusami un attimo, una cosa la voglio dire, Michele, certo. Ma secondo te, dopo mesi e mesi e mesi, no? Potevo andare mai a scegliere uno con un'idea come ho avuto, una qualsiasi. Sono andato a scegliere il meglio che c'è sulla piazza come scrittrice. Certo. Non è sviolinata, è veramente brava. Io dicevo e lei scriveva. Grazie. A tamburo battente. Lo so, perché io so che nello scrivere è veramente brava Mary Fabricino. Non solo, quello è un privilegio che lei ha nello scrivere. Veramente. Perché ha anche altre inventive su altre cose, tipo idealizzare questi programmi. Certo. E non è il primo che facciamo. E infatti. Comunque io sono qui per cantare, esatto. Sono qui per presentare una canzone che avrei voluto scrivere, perché è una canzone scritta da un grande, veramente artista della canzone napoletana. È un grande interprete della canzone napoletana. Dici un titolo. Grande attore della canzone napoletana e della vita, perché essa ha fatto pure film con altri attori di grande fame, no? E lui Nino D'Angelo è, sì. Io so un che applauso un grande applauso alla scritta di Nino D'Angelo. E qual è la canzone che ci canti? Una canzone che a me tocca tantissimo, si chiama O Padre. Bellissima. Bella. Ok, allora a voi Michele Armenise. O padre, o padre, non si può lamentare mai con nessuno, ma dava sempre fuori e trattava o padre, e capo ma non sapeva come andare. O padre, sembra una scusa non suonare mai, ma sapeva tutto quello che succede, e quando fa non si fa sentire.
e cavatica in faccia e quinta all'osso, ma camminando che pensiera presa, se cresce figlio di tuo portafoglio, sempre ci uccide sti fotografi, nessuno sento quando parlo su, e se va vecchio se si manda guai, e se io fai male se sti pure l'ora retanuso, e se va bene rindo scuro, alla lacrima rogò, ogni tanto fa o padre o padre, sembra nascosto, non si vede mai, mi sono detto quello che succede, e quando fosse sapa fa sentire. O padre o padre, tu sei un'amica quando sei creatore, a fuori a scuola non lo trovo mai, ma sta tutto il momento dove stai tu. O trovo sempre un piacere male, se non può niente dovrà qualcosa, e se sta zitto per guardare le parole, che sono carezze che hai stamparato. Nessuno sento quando parlo solo, e se fa vecchio se si male guai, e se io fai male se si vuole l'ora da non sorrire, se va bene rindo scuro, alla lacrima rogò, e tanto fa cadere. Io sono l'amore, ho bene che si appiccia dentro, a forza che ti piglio in braccio, o solo che si ammesca dietro tu, e tu porti un coppa a me lo faccio, e o mare in un deserto d'acqua, a lui scende un coppa a terra, o cieli a strada sotto le scarpe, o giorni a porta a casa rapo. A forza che ti piglia in braccio, o solo che si mischia e vinta, e tu metti un coppa a mille faccia, e o mare in un deserto d'acqua, a luna scende un coppa a terra, o cieli a strati sotto scarpa, o giorno e a porta casa rapa, a notte che la casa inserra, e o cuore a capo fa una guerra. Grazie, grazie Napoli, grazie. Grande, riesci sempre grande ad Michele, emozionarmi. Grande Michele. Grazie a voi, grazie a voi. Bravissimo veramente. Sei un grande Michele, veramente. Ancora un applauso Michele a Michele Armenise.